Mister Tessera, al 90° la chiamata del presidente per fare i complimenti e esprimere l'orgoglio per la partita del Pordenone. Lo ringrazio e lo ringraziamo tutti perché fa piacere che abbia apprezzato la partita dei ragazzi. Siamo venuti a giocarcela, l'avevamo detto, penso di averlo, che la squadra l'abbia dimostrato. Ci abbiamo provato ed è un vero peccato, penso che sia una sconfitta immeritata nel contesto. Poi l'avversario era decisamente forte, questo non ci piove, però abbiamo concesso niente, non tirato mai in porta, ha fatto gol a 30 secondi alla fine del primo tempo, il grande rammarico. E le due o tre grandi occasioni avute noi nel primo tempo. Questo è stato un peccato non aver fatto gol. E poi abbiamo avuto una reazione anche caratteriale molto forte. Abbiamo reso la vita difficile a una squadra forte, di grande qualità. E questo ci deve dare un minimo di conforto morale, perlomeno, anche se non di punti, per queste ultime quattro partite che adesso sono particolarmente importanti e impegnative. Secondo tempo, Pordenone le ha provate tutte, ha messo lì l'avversario, sono state diverse mischie, diversi Ma nel primo momenti. tempo abbiamo fatto meno, ma le palle gol nitide le abbiamo avute nel primo tempo, perché siamo stati molto bravi a coprire tutto il campo bene, lo abbiamo concesso, ripeto, un tiro in porta, abbiamo fatto due o tre cross, ma basta, se uno di questi a 30 secondi alla fine ha fatto gol. Però le palle gol nitide nostre le abbiamo avute nel primo tempo, Churi e quella di Pobega. Rossi, Ciurri e Pubega, e anche Candelone ne ha avuta un'altra, direi tre belle pulite e loro il colpo di testa lì nel finale. Questo è un grande peccato, però io a sti ragazzi l'ho detto dopo l'ultima partita che abbiamo fatto a Trieste, vinta con il Pisa, solo bravi, solo complimenti, c'era rammarico, però l'importante adesso è di mantenere, che è la cosa più difficile, la concentrazione, di non aver pensato, pensare di aver perso qualcosa, ma di pensare che qualcosa è ancora lì, dobbiamo partita per partita cercare di dare il massimo. Ci aspetta già venerdì con un dispendio fisico che abbiamo avuto oggi veramente notevole. E prepararla molto bene quella con il Cosenza, che è una gara molto impegnativa. La partita te l'aspettavi così? Cioè. La partita me l'aspettavo esattamente così, sì, ed è venuta fuori come volevamo, e ti ripeto, penso che nella compagnia generale tutti non si possa non dire che non avremmo assolutamente meritato questa sconfitta. Stata una delle prove più mature dell'anno, insomma, trasferta Ma con bel piglio considerando l'avversario, che per d'avversario. me è fortissimo, perché penso che il Crotone, con il Benevento, sia la squadra che è molto forte, forte fisico, forte tecnica, personalità, è una squadra che ha fatto 2 anni di Serie A recentemente, ha molti giocatori che hanno fatto quella categoria e si vede. E basta, questo è un merito da dare a questi ragazzi, ripeto, sì, la via delusi è importante, però adesso di rialzarsi subito, di non star lì a piangersi addosso perché abbiamo perso una partita. E di prepararci a venerdì alla partita con Cosenza. Dobbiamo essere concentrati su quello adesso. Il tempo di stasera, di fare sto rientro, stanotte, e da domani essere concentrati, solo guardare le cose positive, da migliorare dove abbiamo sbagliato qualcosina, e però non sentirsi né abbattuti, né allo stesso tempo che sia tutto facile. Esattamente, è tutto ancora molto difficile.